Amici di Real Rieti Channel, bentrovati di nuovo qui al Palamalfatti. Continuiamo la lunga carrellata per conoscere i volti nuovi, i volti vecchi di questo Real Rieti versione 2015-2016. Siamo ancora in fase di preparazione, ma si scaldano i motori perché la stagione ormai incombe. Quest'oggi insieme a me in compagnia di Alex Ghiotti, un volto noto, un volto nuovo, bentrovato. Grazie, sono molto contento di essere qui, spero di dare il mio contributo per che il Real Rieti riesca a raggiungere gli obiettivi di stagionale. Ecco, diciamo un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, un curriculum importante, vittorie importanti. Quanto conta l'esperienza in una squadra del genere, soprattutto ora che è stata, diciamo così, rinnovata quasi del tutto? Io credo che a livello personale c'è sempre da combattere e lavorare per cercare sempre di dimostrare, perché poi alla fine quello che ha vinto rimane in passato. Poi a livello di squadra credo che siamo a un bel passo, abbiamo fatto 4 amichevoli, 3 vittorie e una sconfitta, quindi bisogna imparare dagli errori. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando forti, la squadra è una squadra equilibrata dove sono arrivati tanti giocatori nuovi, sono rimasti dei giocatori importanti per la società, quindi non dobbiamo fare altro che lavorare e cercare di combattere il massimo possibile per cercare di essere allo stesso livello delle squadre come il Caos, che arriva domani appunto qua, e vedere a che punto siamo. Assolutamente sì, detto ovviamente da uno che ha vinto anche una UEFA Futsal League, insomma è sicuramente importante ed indicativo. Diciamo, a Montesilvano hai vissuto ovviamente una delle esperienze più belle, hai sicuramente toccato con mano una città, una realtà che vive di futsal davvero a 360 gradi. Come la vedi qua a Rieti, come stai vivendo questa piazza? Guarda, io racconto a tutti questo perché quando siamo arrivati a Montesilvano la gente per la strada non sapeva neanche cosa era il calcio a 5. E come hai detto bene tu oggi, è una città che vive il calcio a 5, su tutti gli effetti. Ci sono 2 squadre di Serie A, no? In più il Pescara che sta lì vicino. Quindi io spero tanto che a Rieti riusciamo a fare pure che la gente venga a vederci alle partite e, capito, riesca a travolgerci ai risultati importanti. Riusciamo magari a fare il calcio a 5 una cosa importante per la città e tutti quelli che ci seguono. Ecco, quindi l'impatto è stato sicuramente positivo con Rieti, ovviamente non solo con lo staff e con la squadra, ma anche con la città in genere. So che insomma cominciate a vivere anche quello che può essere il tessuto sociale della piazza, perché è giusto insomma integrarsi anche con quelli che poi saranno i nuovi tifosi o i vecchi tifosi. Chiaramente è importante e mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole del Presidente nello spogliatoio, che c'ha molto entusiasmo, che ci tiene tanto a questa squadra, che ci tiene tanto a dimostrare che noi portiamo i loro colori, capito? Fino all'ultima goccia di sudore. Questo è importante, questa è una cosa bella per tutta la città e credo che noi non dobbiamo fare altro che cercare di portare il nome del Real Rieti ai massimi livelli in questo sport. Perfetto, ovviamente dalle parole di Alex Ghiotti si percepisce anche il desiderio, la voglia di far bene del Real, un Real che abbiamo detto è ancora in fase di rodaggio. Domani alle ore 16 Palamalfatti arriverà il Caos finalista lo scorso anno in campionato, e quello forse, Alex, è uno degli esempi forse da seguire, no? Una squadra che era partita a fari spenti, sicuramente una squadra che ha e ancora dei campioni in rosa, pian piano con il lavoro, come dicevi tu, è riuscita comunque a tenere testa al Pescara campione d'Italia e quasi quasi che no in alcune partite poteva addirittura sgambettare. Sicuramente il Caos arriva con molta fiducia, loro hanno raggiunto un risultato importantissimo e una disciplina che ogni anno cresce di più, che ogni anno è più competitiva, più difficile, e quest'anno sono anche sicuro che quest'anno sarà molto difficile entrare tra le prime 8, andare in Coppa Italia, capito? Quindi sicuramente è una squadra che viene con molta fiducia, è una società molto organizzata come la nostra, quindi ci sarà da divertirci, diciamo.
chi viene a vederci penso che vedrà una bella partita. Perfetto, noi ringraziamo ovviamente Alex Ghiotti, lo lasciamo alla doccia così un po' di relax visto che è da poco terminato l'allenamento. Noi ne approfittiamo quindi per ricordare l'appuntamento di domani pomeriggio ore 16 dal Pala Malfatti Real Rieti Caos Futsal, un amichevole che già ha il sapore della Serie A così come è stato per Montesilvano. Poi mercoledì 9 si replicherà proprio con il Futsal Isola, l'ex squadra di Alex Ghiotti, e poi il grande evento, l'Open Day, il giorno del Real Rieti, sabato 12 settembre, quarto Memorial Stanislao Pietro Paoli dal Pala Malfatti. Ovviamente le tre squadre che si contenderanno l'ambito trofeo, perché ormai diciamo, è diventato un appuntamento fisso del precampionato della Serie A, in campo Napoli, Montesilvano e Real Rieti. Ovviamente ci saranno le tre gare, si giocheranno tre tempi da 20 minuti ciascuno effettivo e poi la presentazione di tutto l'organigramma societario, staff tecnico, staff dirigenziale della società che per il quinto anno consecutivo calca i campi della Serie A e ovviamente si prefigge l'obiettivo di raggiungere dei traguardi ancora più importanti. Ora a me non mi resta altro da fare che darvi il buon proseguimento di giornata, ci troveremo nuovamente qui per seguire ancora il ritiro del Real Rieti che si concluderà, possiamo dire così, a metà della prossima settimana quando si comincerà ad assaporare il clima del campionato, campionato che inizierà il venerdì 18 settembre per il Real con la trasferta del Latina. Buona serata.